Sembra un cestino dei rifiuti normali, in realtà ha dei sensori in modo da migliorare la gestione dei rifiuti e per migliorarne anche la sicurezza. Intelligenti? Forse. Utili? Molto più probabilmente. Questi cassonetti possono essere definiti intelligenti, anche se forse è una definizione un po' eccessiva. Sono un esempio classico di quello che si chiama l'internet delle cose. Fanno delle cose e comunicano con una piattaforma software di controllo. I cestini sono alimentati dalla luce del sole, che a sua volta carica una batteria e un motore in corrente continua. Il motore utilizza un compressore per ridurre il ratio di compattazione da 1 a 5. Un cestino compattato equivale a 5 cestini non compattati. I cestini sono geolocalizzati, hanno un sistema GPS e hanno un sistema di comunicazione di dati con la piattaforma di controllo. L'operatore che esegue la raccolta dei rifiuti quindi in ogni istante sa quanto sono pieni e sa, molto più importante, quando deve venire a prenderli. Ricevute queste informazioni, il software prepara il percorso migliore per raccogliere i cestini pieni. Così facendo ottimizziamo il tempo degli operatori, riduciamo il numero di raccolte e riduciamo il consumo di carburante e di emissioni di CO2. Questi cestini oggi in Italia sono presenti a Firenze, a Venezia, a Brescia, a Genova, a Verona. Per esempio, a Firenze i dati ci dicono che i costi della raccolta sono stati ridotti dell'85%. I costi operativi relativi ai mezzi e al personale del 30%. Meno carburante, meno traffico, meno consumo. In caso di principio di incendio, danno l'allarme e poi con il loro compressore provano a estinguere le fiamme.